Come analisi, io penso che il primo tempo abbiamo fatto bene, a parte i due gol abbiamo creato altre occasioni. Poi secondo tempo, come sempre, perché ci succede per la quarta volta, diventiamo più passivi e lasciamo iniziativa all'avversario. E giustamente aspettando, aspettando, prima o dopo ti puniscono. Poi meno male che la squadra, anche se era uno in meno, ha cercato di giocare, proporsi lo stesso, poi a pari forze è uscito Jolly di Alzania, che ci ha salvato almeno un punto. Io ripeto, per me primo tempo è giusto e bisogna mantenere la stessa concentrazione e attività anche nel secondo, anche su vantaggio. Noi cerchiamo di mantenere vantaggio e in quel momento perdiamo. Ma non credo, da una parte certamente che stiamo perdendo dei punti che non dovevamo perdere, dall'altra parte c'è tempo, ma c'è tempo per imparare sui errori e io vorrei che la squadra si accorge che cosa va e che cosa va fatto e che cosa non va fatto. Ma non è problema, noi possiamo correre fino alla fine, poi il problema è correre nei tempi giusti, nei momenti giusti, nei spazi giusti, sono sempre lì. Noi spesso corriamo a vuoto, quando non posso ricevere la palla e scatto e dove vado, perché vado, non ce lo chiediamo. Trovare i tempi giusti quando uno può giocare e può ricevere. Però fisicamente penso che siamo messi meglio degli altri.